Ciao Maria, allora mi avevi parlato di un possibile lavoro e anche se è ancora valida l'offerta, mi interessa. Monica? Sì. Sono Victor Soler, il produttore. Fatima non sono soltanto delle apparizioni avvenute più di un secolo fa. La storia di Fatima non è una storia di causalità, ma una relazione di causa-effetto, con una proiezione a livello mondiale. Ed è la storia di tre personaggi affascinanti e deliziosi. Perché vuoi fare questo film? La chiave risiede nei messaggi della Madonna ai pastorelli e nelle conseguenze che avremmo patito se non fossero state messe in pratica. Durante la guerra fredda avevamo molta paura e il rischio di un'altra guerra mondiale era molto elevato. Dio vuole salvarci dai nostri errori e per questo manda la Madonna. Ali Akja non gli chiese di perdonarlo. Tu saresti dovuto morire. Spiegami il terzo segreto di Fatima. Quando preghiamo, cambiamo il corso della storia. Così improvvisamente si assiste al crollo dell'Unione Sovietica, quasi fosse stato un miracolo. Il Daesh sta assaltando le chiese, sta distruggendo templi in Iraq, in Siria. Dobbiamo quindi pregare Maria. Alla fine, il mio cuore immacolato trionferà. Non sappiamo la data precisa, ma siamo convinti che arriverà.